Sono vissuta praticamente a Roma, vengo da una famiglia molto modesta, di estrazione proletaria. Mio padre era un sottufficiale di pubblica sicurezza, mia madre faceva la casalinga. Io ho vissuto con i miei fratelli fino all'età di 18 anni. Quanti fratelli c'è? Ho 3 fratelli. Più piccoli di lei? Sì, più piccoli di me, vivevamo nella stessa stanza, nella stessa casa e quindi fin da piccola ho sempre giocato a pallone e non con le bambole. E probabilmente i giudici di Bologna hanno saputo che io ho rotto un trenino a mio fratello quando era piccolo. E quindi hanno considerato che questo poteva essere utile ai fini dell'accusa, perché se, senta, sì, signor, perché se andiamo a guardare bene con la psicanalisi tutto può essere attendibile. Perché se andiamo a guardare bene questa storia di me non sta affatto in piedi. Io ho una storia normalissima, una storia di una ragazza che ha fatto le scuole tranquillamente, le elementari, le medie, con delle amicizie normali, che ha cominciato ad interessarsi di politica in un periodo in cui tutti si interessavano di politica. E lei ed era normale interessarsi. Lei aveva una età piuttosto tenera. Io ero? Avevo un'età piuttosto tenera quando avevo ha cominciato a interessarsi. Sì, 14 anni. Nella mia scuola c'erano i vari collettivi, si interveniva in questi collettivi. Se la scuola era particolarmente agitata, potevi parlare, potevi non parlare, e se invece era tranquilla potevi anche parlare. Ecco. Ho cominciato quindi a 14 anni, frequentando una sezione che era vicino alla mia scuola, più che altro una sezione del movimento del Fronte della Gioventù. Questa scelta nacque perché c'erano delle mie amiche a scuola che la frequentavano. Ero interessata soprattutto perché la mia scuola era una scuola esclusivamente rossa, non c'era contraddittorio. Che quartiere era? No, il quartiere non era un quartiere, era una zona centrale vicino alla stazione, però la provenienza era tutta dai quartieri periferici di Roma e quindi da quelli appunto più popolari. Io sono una persona che ha uno spirito di contraddizione piuttosto spiccato e quindi in quel periodo a me dava fastidio vedere della gente che non potesse parlare soltanto perché la pensava diversamente dagli altri, no? Quindi ho avuto un atteggiamento così di riflessione, però neanche più di tanto, perché non credo che si possa diventare di destra o di sinistra in base a un'ideologia. Si diventa di destra o di sinistra perché si incontrano delle persone, si hanno degli amici. Tra l'altro le mie amicizie a scuola erano con compagni dell'autonomia operaia, quindi ero in piena contraddizione. Non avevo proprio, come dire, alcun problema. Mi piaceva confrontarmi con tutti, ero amica di tutti, però non mi davano molto fastidio certi atteggiamenti di prevaricazione. In che senso? Nel senso che chi era di destra non poteva parlare, cioè non gli veniva proprio data la parola. Questo succedeva negli anni 70. Quindi c'era una certa marginalizzazione. Questa è la storia della destra in diverse città d'Italia. Roma un po' meno, perché Roma era una città dove a destra c'era parecchio impegno. Milano invece era completamente diverso, non esistevano proprio a Milano. Ragazzi di destra ce n'erano pochi e facevano politica di nascosto, di notte attaccavano i manifesti e poi si andavano a nascondere, insomma. E ho cominciato quindi facendo delle riunioni con dei ragazzi della mia età, partecipando a delle manifestazioni su argomenti che non erano prettamente per la borghesia fascista, ma anzi erano argomenti che riguardavano le zone di Roma Sud, dove certe situazioni
di emarginazioni venivano sentite più che in altri posti, e da me, a me erano particolarmente cari, cioè quegli argomenti, e io li ho trattati con quelle persone che erano a destra, però potevano anche stare a sinistra. Difatti le mie uscite pomeridiane o serali erano anche con delle compagne, tranquillamente. Per questa cosa sono stata vista anche un po' male dentro l'ambiente, perché in effetti ero, come dire, non è che succedesse tutti i giorni, insomma, far politica e poi poter incontrarsi con delle persone che non solo la pensavano diversamente da te, ma facevano parte di quell'area che ti sprangava la sera prima che quando tornavi a casa, insomma, quindi questo risultava un po' strano. Però io ho sempre pensato che ci fossero delle condizioni per poter trovare una via d'incontro, anche se poi appunto si arrivava alle sprangate. Però, come diceva appunto Valerio, dalle sprangate poi si è alzata un po' la tensione, si è alzata parecchio, si è passati a parecchie sprangate, non solo, vabbè, insomma, io ho vissuto quel periodo con una certa, in modo piuttosto sconvolgente, perché è vero che i fratelli Mattei non si conoscevano perché facevano parte i fratelli Mattei a Roma Sud, a Prima Valle, anzi, a Prima Valle, i fratelli Mattei era una famiglia proletaria, tra l'altro, non una famiglia della ricca borghesia romana. E sono morti due figli bruciati vivi dentro una casa, dentro la loro casa, perché il padre era segretario della sezione del MIS. Questo è un fatto che è accaduto nel 73, credo, 72-73. Ecco, io ero giovanissima, però sì, sono quelle cose che rimangono impresse, sì. Soprattutto, sì. Soprattutto se uno si interessa, no? Si interessa, e questo è quello che dico. Allora ci si interessava di questo, della politica, ma non della politica del palazzo, parliamoci chiaro, ci si interessava dell'impegno sociale, di quello che potevano essere le tematiche di alcuni ambienti, sia a destra che a sinistra, e della nostra generazione in particolare, che già appunto era venuta fuori col 78 e dicendo. E ho cominciato quindi molto tranquillamente, facendo i volantinaggi, però ecco, rimanendo piuttosto impressionata da questi fatti, uno dei quali mi colpì direttamente perché ero ancora piccola, comunque avevo, dopo Mantagas ci fu l'omicidio di Mario Zicchieri, un ragazzino di 16 anni che frequentava la stessa sezione che frequentavo io, quella del Prenestino, a Roma Sud. E morì ucciso davanti alla sezione perché un'auto in corsa passò e sparò con la lupara. La lupara non la usavano, quindi non la usano soltanto i mafiosi. Ecco. E quindi questa storia mi colpì molto perché questo ragazzo io lo conoscevo abbastanza bene. E da lì è cominciato un percorso interiore che poi è destinato ad avere delle conseguenze, insomma. Perché anch'io a quel punto cominciai a chiedermi come era possibile che a scuola si potesse parlare tanto, cioè tranquillamente, anzi si poteva anche uscire insieme a mangiare una pizza, parlare di politica con le mie compagne, dell'autonomia operaia, e poi un ragazzo che conoscevo di 16 anni doveva morire così, senza un motivo, soltanto perché stava davanti a una sezione. E questa è una cosa che mi colpì appunto per la crudezza del fatto, ma mi fece anche riflettere. Mi fece? Riflettere, cioè era importante capire come mai io vivevo questa contraddizione, perché la mattina a scuola andavo d'accordo, cioè mi passava il compito la mia amica di banco che era del collettivo di Torre Spaccata, e poi il pomeriggio un amico mio moriva magari ammazzato dagli amici suoi. Ecco, questa era una cosa che mi ha fatto riflettere, e ho cominciato a capire che bisognava cambiare, bisognava vedere un attimino di trovare delle soluzioni a certi problemi. Ho continuato a far politica sempre nella periferia,
mi erano molto... questo far politica in che per far politica io non intendo certo la politica di Andreotti, parliamoci chiaro, sì, insomma avevamo 16 anni, questo abbiamo capito, beh, insomma, ma cos'è, volantinaggi, manifestazioni, interventi in piazza, sì, poi a noi erano particolarmente care quelle tematiche popolari che le dicevo prima, sì. Cioè a noi, gente di Roma Sud che sì. viveva il problema della disoccupazione, il problema del fatto che in famiglia c'era uno stipendio solo, questi problemi erano reali, cioè non erano soltanto delle tematiche che uno trattava per una perdita di tempo, erano tematiche che riguardavano poi la vita di ognuno, sì. perché venivamo da condizioni familiari diverse, però anche appunto non certo agiate. Quindi ho continuato a far politica, il mio impegno, ecco, chiamiamolo impegno, il mio impegno è continuato in quei quartieri. E in questi quartieri si sono verificati degli episodi altrettanto angosciosi per la mia sensibilità, perché c'è stato l'episodio di Acca Larenzia, dove due ragazzi, tra l'altro erano anche amici di miei fratelli, perché anche i miei fratelli frequentavano quella sezione di Acca Larenzia, sono rimasti uccisi mentre uscivano da una sezione, da un'auto che ha sparato in corsa, avevano 17-18 anni, non di più, e la sera stessa noi andammo in questa... Qui in che anno siamo? Qui siamo già nel 78. Nel frattempo io ho fatto appunto, come dicevo, politica in questi quartieri, e ho avuto anche un incidente di percorso, chiamiamolo così, perché fui arrestata per la prima volta. Siamo a 19 anni. Sì, però il mio primo arresto risale a 17. È importante comunque il mio primo arresto per una cosa che dovrò dire in seguito. Sì. Quando avvenne questo arresto? Il mio primo arresto avvenne in maggio del 76. Sì. Maggio del 76, il mio primo arresto per un blocco stradale di una sediziosa. Era morto Pedenovi a Milano, se non sbaglio. E noi scendemmo in piazza per manifestare il nostro dissenso. Ovviamente non fu un dissenso contro i compagni, perché già da allora il discorso contro i compagni si stava esaurendo, cioè almeno per Roma Sud si stava esaurendo. Non accettavamo più lo scontro frontale con la sinistra extraparlamentare. Scontro frontale appunto che esaurito ci ha visto scendere in piazza e manifestare e poi scontrarci direttamente con la polizia. E questo risale appunto al maggio del 76, io fui arrestata a casa, ho fatto una settimana di carcere, ho preso le foto segnaletiche e le impronte. Da allora ovviamente il mio impegno è aumentato, nel senso che io mi ricordo di aver fatto sempre politica, ho fatto politica con della gente che abitava anche in altri quartieri, quindi nel mio quartiere non frequentavo più, finché non sono arrivata al Fuan di Roma, che è appunto vicino a casa mia. Questo è importante perché finché io sono stata in altre zone di Roma, zone periferiche, non ho mai avuto problemi. Invece quando ho cominciato a far politica, nel senso a frequentare il Fuan di Roma, aveva sede in via Siena. Via Siena numero 1. E da quel momento ho cominciato ad avere problemi piuttosto pesanti a casa mia, nel senso che ho subito, cioè mia madre, la mia famiglia ha subito degli attentati. E quindi insomma la questione. Mio papà era ancora in servizio? Mio padre no, era già morto. Era? È morto, è deceduto, ah, è morto. Sì. E quindi noi avevamo già intrapreso una strada di differenziazione da quello che era l'anticomunismo viscerale che si era caratterizzato nei primi anni 70, soprattutto a Roma. E Questo è, si è poi, come dire, all'inizio era istintiva come cosa, era un'esigenza personale che poi diventava anche collettiva. Dopodiché però è diventata anche, cioè è stato proprio teorizzato, nel senso che non aveva più alcun motivo di essere uno scontro con la sinistra extraparlamentare. Queste sono
sono teorie che cominciano a svilupparsi in quasi tutta Roma e nelle varie sezioni del movimento sociale. Difatti cominciano i primi attriti col partito rispetto a questa cosa, perché uno dei cavalli di battaglia del movimento sociale è sempre stato l'anticomunismo, ovviamente. E da questi attriti nascono appunto quelli che saranno poi i trasfughi del movimento sociale, che arriveranno anche in alcune sedi, oppure si ritroveranno in alcune piazze di Roma, come potevano essere, non so, all'Euro, oppure a Monteverde, oppure questo per Roma Nord. Roma Sud già invece il discorso era sentito, era molto sentito, e quindi le sezioni hanno continuato a funzionare abbastanza bene. E nel Fuan queste teorie trovano dei riscontri con universitari che si incontravano, addirittura con gente dell'autonomia operaia all'università. Quindi questo era un motivo di interesse per me e di interesse anche per altre persone che erano stanche di domandare a botte ai compagni, oppure di stare dentro una sezione del MIS con i soliti discorsi che il partito imponeva e via dicendo. E dal Fuan romano nascono le prime esperienze, come dire, illegali, perché dal Fuan romano c'è il primo scollamento dell'ambiente giovanile dal partito, con una grossa manifestazione che si è svolta nel 78, credo, a Roma. Adesso non mi ricordo il giorno, la data, perché è un po' lontana. Comunque fu una cosa piuttosto plateale rispetto alle consuetudini, perché facemmo un corteo di 20.000 persone, e con questo corteo entrammo in Piazza del Popolo, dove c'era il palco con Almirante e tutta la segreteria del partito schierata, e noi invece di restare in piazza uscimmo per la porta Piazza del Popolo e entrammo in Villa Borghese, quindi praticamente abbandonammo la piazza. Questa fu una cosa piuttosto pesante per il partito, perché non si aspettava una reazione del genere, anche perché non era soltanto il Fuan di Roma, ma era tutto l'ambiente giovanile romano che con un atto dimostrativo scendeva in piazza contro il partito. Da allora sono iniziati i nostri problemi al Fuan, nel senso che hanno cominciato a tagliare la luce, il gas, queste cose qui, ovviamente. E poi noi siamo rimasti comunque in quella sezione, cioè abbiamo fatto anche delle collette, abbiamo pagato, siamo rimasti in questo appartamento che era una sezione, appunto. E lì di via Siena 8, sempre. E lì abbiamo iniziato i nostri discorsi in modo concreto, cioè abbiamo cominciato un rapporto operativo, chiamiamolo così, anche se le parole sono piuttosto grosse rispetto poi a quella che era la realtà. Si è creato adesso un vocabolario. Ecco, esatto, c'è un linguaggio. Si potrebbe fare adesso un dizionario. Esatto, c'è un linguaggio su terrorismo, gli esperti. Noi lo usiamo adesso in questo senso convenzionale. Io purtroppo mi sto adeguando, anche perché qui ovviamente a Bologna, la stessa magistratura bolognese non ha vissuto assolutamente quegli anni, non è a conoscenza delle trasformazioni sociali di quel periodo rispetto a non so, anche agli atti di violenza. Cioè io parlando qui degli atti di violenza mi rendo conto che per molte persone è una cosa che non può essere capita fino in fondo. Io per quanto mi riguarda la capisco. Ha vissuto a Roma dal 74. Quindi sa perfettamente di cosa parlo, cioè che uno usciva il pomeriggio del giovedì, no? Ecco, usciva a fare lo shopping e si ritrovava con la macchina sfasciata in pieno centro che non passava più e magari aveva pure un Rudolf in testa, insomma. Ma questo succedeva sia a sinistra che a destra, nel senso che entrambi gli schieramenti quasi tutti i pomeriggi si incontravano nel centro di Roma e manifestavano contro un sistema. Perché? Perché esisteva un'esigenza che oggi non esiste più, evidentemente, non so perché. Difatti per me è molto difficile parlare di quegli anni, perché non tutti possono capire, chi non è della mia generazione. Diventa difficile capire perché ci fosse quella violenza e perché uno si buttava in mezzo.
però vabbè, io ci provo lo stesso perché credo che sia importante. Ovviamente non è importante perché io so perfettamente che questa Corte ha dei problemi rispetto a questo processo. Vabbè, parlo del collegio intero. Credo che non ci siamo. Del collegio intero, sì. Del collegio? Del collegio intero. Collegio interno. Dell'intero collegio. Sì, dell'intero collegio. Sì, infatti l'ho anche ricusata. Dell'interno collegio. Dell'interno collegio. No. Dell'intero collegio. So che avete dei problemi, però credo che sia importante spiegare perché oggi, a differenza degli anni passati, qui a Bologna c'è signora, una... Signora, non ho capito quali sono questi problemi che noi abbiamo. I problemi abbiamo solo i problemi di non allungare il dibattimento oltre... Ho fatto una ricusazione della Corte. Ho fatto? C'è stata una ricusazione della Corte parte mia. Sì. Cioè, capisco che risale un mese fa, però insomma... Questi problemi di carattere psicologico. Però esistono anche delle realtà che io vedo diverse oggi a differenza di allora. Ecco, per cui sono qui che spiego, parlo. Infatti. Per questo. E perché voglio poi che vengano messe a verbale delle cose che mi interessano. Certo. Io fino a questo punto non ho voluto interrompere questo suo discorso. Perché in effetti è il racconto di una vita, con accenti... Non credo che a Bologna interessi la mia vita. No. Non interessa la verità su 85 morti, figuriamoci interessa con accenti che cominciano a toccare i problemi della causa.